La guerra commerciale sui dazi tra Stati Uniti e Cina non è una questione che riguardi i rapporti bilaterali tra le due grandi potenze mondiali, è una questione che inevitabilmente coinvolge l'intera umanità, coinvolge tutti gli stati, in particolare l'Europa, perché viviamo in una realtà, in un mondo iperconnesso, in cui tutto si tiene, in cui le connessioni ormai riguardano tutti gli ambiti della vita politica, economica, sociale, e se le tensioni toccano i rapporti tra Stati Uniti e Cina, evidentemente le conseguenze non possono che essere pesanti, e le ricadute su tutto l'intero pianeta. L'Europa in particolare potrebbe subire conseguenze gravi e pagare un prezzo molto elevato per queste tensioni sul piano economico, ma anche sul piano della tenuta e della stessa coesione dell'Unione Europea. Quindi siamo di fronte all'ennesima prova che l'Unione Europea ha davanti. Deve dimostrare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma anche nell'immediato, una tenuta di carattere istituzionale e di carattere politico che non si presenta più come un effimero progetto rivolto ad un futuro più o meno possibile, realizzabile, ma si presenta come una necessità imminente che deve essere assolutamente perseguita negli obiettivi di stabilità e di coesione per evitare tensioni all'interno dell'Europa che potrebbero causare un suo graduale disfacimento. Qui il problema non sono i vari nazionalismi e populismi, che pure rappresentano sempre una minaccia per l'Unione Europea. Ora il problema è la tenuta economico-finanziaria. L'Europa deve dimostrare al mondo e di fronte ai mercati internazionali, ai mercati finanziari e di fronte all'economia mondiale di avere gli strumenti, di avere le risorse, la forza per mantenere quella coesione che garantisca bilanci e prospettive economiche stabili. Non sono ammissibili deroghe in questo periodo. L'Europa deve puntare alla stabilità economica nell'ambito della crescita. La crisi economica che ha toccato la Germania può essere l'occasione per dare impulso agli investimenti e alla spesa in deficit. La Germania se lo può permettere dal momento che ha un rapporto debito-PIL molto basso, e questo potrebbe costituire un traino per il resto dell'Eurozona e dell'economia europea in generale. Ma lo sviluppo e la crescita può essere concepita soltanto in un'ottica di stabilità finanziaria e di tenuta dei pubblici bilanci. Quindi una cosa è la Germania, altra cosa è l'Italia o altri paesi che hanno i conti in rosso. La crescita deve essere trainata dalla Germania, la quale può permettersi e ora deve puntare a politiche espansive di bilancio per garantire quegli strumenti di tenuta complessiva dell'Eurozona. Altri paesi come l'Italia avranno il compito di seguire ovviamente la Germania sulla via della crescita, ma puntando ad uno sviluppo equilibrato che mantenga sempre i conti in ordine, perché laddove il rapporto debito-PIL è così elevato come in Italia, non è pensabile di attuare politiche fiscali espansive che creino ulteriore disavanzo, ulteriori squilibri. Quindi, insomma, l'Europa è chiamata a gestire le proprie politiche economiche, finanziarie del prossimo periodo in maniera attenta, rigorosa, volte alla crescita, ma nel contesto di una stabilità che deve far fronte alle minacce che provengono dalle tensioni internazionali legate soprattutto alla sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Una sfida commerciale che è la premessa e il preludio a sfide più ampie di carattere politico e finalizzate all'affermazione di un'egemonia mondiale che Stati Uniti e Cina si stanno contendendo.